Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Da maggio 2015 i supermercati francesi sono obbligati da una legge dello Stato a evitare lo spreco alimentare. Ogni punto vendita con una superficie superiore ai 400 metri quadrati è tenuto a donare agli enti del terzo settore, usando la rete del volontariato, i prodotti in scadenza o invenduti, altrimenti destinati a finire nella spazzatura. E se accadesse anche in Italia, sarebbe favorevole o contrario? Molto favorevole. Come mai? E come mai ne abbiamo bisogno in tanti? Ormai siamo diventati troppi ad aver bisogno di qualcosa che ci possa aiutare ad andare avanti. Quindi sarebbe un buon metodo per recuperare delle risorse più o meno a costo zero, si potrebbe dire, no? Esatto, quasi a costo zero, perché con i volontari che abbiamo in giro, per fortuna almeno quelli. Pensi che in Francia chi non rispetta questa legge in maniera sistematica rischia fino a 75.000 euro di multa o 2 anni di reclusione? Lo trovi esagerato o è giusto? Forse è esagerato, forse è una cosa un po' esagerata, però qualche ammenda sarebbe giusta, magari non proprio così tanto. Ok, è favorevole, è giusto. Come mai? Per buttarli via, siamo per il recupero, no? E di conseguenza non si deve buttare nulla, c'è gente che ne ha bisogno. E dopo i supermercati ora tocca ai grandi ristoranti francesi, per la precisione i ristoranti che servono almeno 180 pasti al giorno, dove i clienti sono ora legittimati a chiedere i cibi non consumati per portarli a casa nelle doggy bag per gli avanzi. A lei è mai capitato di portare a casa gli avanzi del ristorante o comunque le piace come idea? Certo, anch'io quando sono stata in America ho mandato gli avanzi, dicevano per il doc, ma io me li sono mangiati. Quindi non la trova, qualcuno dice è un'usanza poco elegante, invece lei non avrebbe problemi a utilizzarla? No, tutt'altro, e qui l'eleganza, dai, dove la mettiamo il giorno d'oggi, con i tempi che corrono, no. Credo proprio di no. Chi non lo vuole accettare non l'accetta. Sì, non tutti sono obbligati, dice lei. Infatti, questa è un'opinione personale e anche che forse va bene per tanti e per quelli che hanno la puzza sotto il naso magari no. Favorevole. Quando tu vai al ristorante per esempio e magari avanzi qualcosa nel piatto, ti capita di chiedere di portare a casa il cibo avanzato oppure lo lasci lì? Lo lascio lì. Tante volte ho pensato, però viene un po' di vergogna. Quindi avresti vergogna? Sì, tanta gente anche pensa che come me hai voglia di portare, ma c'è un po' di vergogna così. Però comunque non li giudichi male? No, certo che no, immagino. Pensa che in Francia tutti i ristoranti sono tenuti ad avere un doggy bag, l'hanno chiamato così, quindi una confezione che permette ai clienti di portare a casa il cibo avanzato. Se ci fosse anche qui in Italia? Sarebbe bello, c'è tanta gente che non c'è niente da mangiare. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.